Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi sono qua a parlarvi di Super Autista d'Assalto. Visto su Now perché fra 12 giorni lo tolgono, quindi chi ha l'abbonamento Now e non ha visto il film, gli consiglio vivamente di andarlo a vedere. Con Dave Bautista come protagonista insieme a Kumail Nanjiani, spero che l'ho pronunciato bene, perdonatemi, ed è una commedia d'azione. Mi ricordo era uscito un paio di anni fa, sì, nel 2019, ma però saprò un'altra. Anche questo mi è sfuggito, mi è passato praticamente dalla mente, l'ho dimenticato di vedermelo. L'ho visto che c'era a noleggio, ma chiedevano un po' troppo. Ho detto, buh, dai, può essere una grande stronzata e alla fine, soltanto perché c'è Dave Bautista, non voglio buttare i soldi. Però, siccome era su Now, ho detto diamoci una possibilità. E vi devo dire che il film non è male. C'è di molto peggio di film no, polizieschi, commedia, che poi alla fine non riesce a fare né bene l'azione né bene la commedia. Quindi vengono fuori sempre delle cazzate. Quando fanno commedia e azione, va sempre fuori pista. Invece loro sono usciti per bene il regista Michael Dowson. È riuscito a gestire il tutto, sia l'azione che i momenti comici. E non è facile, perché già fare un film d'azione buono e ce ne vuole, fare una commedia buona ce ne vuole, farne due generi mischiati insieme non è per niente facile. Dave Bautista, come sempre, si vede che ci si diverte. Praticamente lui c'ha tipo una cataratta, non lo so che cazzo ce l'avete sfocato, e si va a fare questa operazione all'occhi. All'inizio vediamo una scena d'azione, un inseguimento all'interno di un centro commerciale con l'attore di porca troia, non mi ricordo più. Ragazzi, chi mi scrive il nome di chi è il protagonista di The Ride, che era il protagonista, ha fatto anche qualche altro film, se non mi sbaglio, che ha approdato ormai nel cinema americano e che si è fatto no, conoscere soprattutto per i primi due Ride, ha fatto anche Headshot. Ha fatto no, Headshot della DC. Headshot si chiama così il film. Non c'entra un cazzo, ve lo dico anticipatamente. E altri film d'azione. Beh, ha fatto anche un film con porca troia, non mi ricordo sempre i nomi. Con un altro attore famoso. Lasciate stare, ragazzi. Non sono in questo momento di domenica con i cazzi di nomi, cognomi. Io, solo Dave Bautista, mi posso dire. Niente, gli muore la collega. Non è spoiler che entro 5 minuti. Ne piglia delle botte da questa qui, da questo qui perché sa le arti marziali miste. E praticamente lui inizia no, a cercare di acchiapparlo, no? Passano 6 mesi. Lui indaga, cerca indizi per poterlo prendere, incastrarlo e incarcerarlo dopo che ha ucciso la sua collega. E lui si fa, come vi ho detto, questa operazione all'occhi. Si fa questa operazione all'occhi. Sembra tutto a posto. Dovrebbe andare lui al museo di sua figlia. Perché lei è un artista. Dice, ma che cazzo di operi? Ora le prende. Che cazzo le vedi le sculture? Dice, no, le sentirò. Le puttanate di Dave Bautista qui. E quindi niente, lui in riposo finché riceve una chiamata di un suo, no? Talpa. All'interno di questa cosa criminale. E dice, oh, vedi che ho saputo, no? Che dovrebbe venire così, no? Che vorrebbe fare uno scambio. Che fa? Vieni, che così ti do, no? Ne parliamo meglio. E poi Paolo disse, il fatto che si trova così, sua figlia gli ha lasciato, dice, gli ha scaricato l'Uber. E dice, da così almeno puoi venire al museo, perché io non ti posso venire a prendere. E devo gestirmi la serata. Quindi, tu chiami all'Uber e verrà qualcuno a prendere. Chiamo questo Uber che prende... Per colpa di lui che ha cercato lui di guidare a testa di minchia, buttando giù qualsiasi cosa per strada e facendo arrivare la macchina in un fosso a lavori aperti per strada e fa uscire di pista, diciamo, questo Uber. Giusto, giusto l'Uber che dovrà lui salirci. Questo qua è fissato, questo tizio qua, che Stop. stu, ecco, prende, fa due lavori. Lavora in un centro commerciale e viene preso per il culo dal suo... datore di lavoro, che è anche il figlio, prende del padrone di questo centro commerciale. E lui anche come secondo lavoro per arrotondare, come sapete in America se non fai 3-4 lavori tu non campi, devi
da quanto la vita è cara. E Brent inizia anche a fare questo secondo lavoro, l'Uber. Sale il nostro bisteccone Bautista all'interno dell'Uber e inizia, diciamo, a prenderlo un po' in giro. Cioè, tutti e due inizieranno a stuzzicarsi un po'. Deve Bautista ci pare che ormai c'è il tassametro, cioè lui pensa che sia come un tassista normale. Quindi inizia a farsi portare a destra e a sinistra nei luoghi che ci sono stati detti e trova, prende questo suo talpa che era all'interno di questa organizzazione criminale, lì morto. Lui non capisce all'inizio che se è morto o meno. Il bello del film è che c'è, no, il fatto che Dave Bautista non ci vede un cazzo e sto qua de Uber che è uno sfigato, che l'unica scopata che fa ogni volta è quando prende questa sua amica a discussione con questo ragazzo, quindi quando non si parla scopa con lui un po', da ubriaca, e si vedono un film d'amore, non mi ricordo Sally, non mi ricordo, ragazzi, perdonami, non mi ricordo il cazzo dei film con quale che si vedono prima, cioè prima si vedono i film e poi scopano, ubriachi marci. Le scene d'azione sono fatte bene, ha una buona fotografia, una buona regia, qualche piccolo momento morto ci sta nell'ora e mezza, qualcosina c'è che cala. Però vi devo dire che per essere una commedia d'azione è fatta benino. Dave Bautista mantiene l'attenzione. Lui un po' meno, non lo so, lo vedo svogliato. Forse lui questa è la sua recitazione. Ho visto anche in altri film. Sembra svogliato. Cioè, non lo vedo così tanto coinvolto. Ecco, sì, qualche battuta carina te la fa. Ma per il resto, passabile. Cioè, Dave Bautista. Anche lui, sì, non è che un genio a recitare, perché tanto genio era qua sotto per rompermi sempre i coglioni, a dirmi, ma Dave Bautista non è che sa recitare. Sì, ok, però ha una presenza scenica, capito? Anche se non sa recitare, prendi uno Schwarzenegger, uno Stallone, anche o Statham, non sanno recitare, però hanno loro presenza scenica per il film che va bene, ok? Quindi non mi venite a dire le solite puttanate, perché a me mi danno fastidio le cazzate. Perché, ragazzi, è come metterci uno alla fine, un test di minchia normale all'interno del film, nessuno se lo va a vedere. Bautista attira pubblico, Bautista piace pure a me. E che ci può fare che non sa recitare? Lo ammetto io che mi piace, almeno io non sono cazzaro, io sono l'unico che vi dirà sempre la verità su cosa ne penso, anche andando incontro ai pareri degli altri, andando incontro, diciamo, a. Che qualcuno mi può dare questi, diciamo, mi disiscrivo. Perché tanta gente, ragazzi, io ho visto che appena parlo di qualcosa che non va, si disiscrivono. Tipo fossero. Cioè, ognuno deve avere, non lo so, deve avere tutto un pensiero unifico, cioè tutto unito. Ognuno la pensa in modo diverso. L'importante è il rispetto, ragazzi. Sì, ok, non te la pensi come me, per te fa cagare Dave Bautista. Lo rispetto, basta. Non c'è bisogno di andare oltre a dire, ah, ti piace Dave Bautista, sei un coglione. Quella è una stronzata. Niente, ragazzi, se c'avete Now, andatelo a vedere, c'è a noleggio a 3-4 euro, mi pare, 4-5 euro, non mi ricordo il prezzo, su Rakuten, Amazon Prime Video, eccetera, e Chili. Quindi, mi raccomando, non piratate, per favore di Dio, perché non ha senso a vederlo di merda, o nel cellulare, o vederlo in un computer, a sto punto, vi guardate, non lo so, vi affacciate al balcone, guardate il cielo che è meglio, almeno lo vedete ad alta risoluzione. Niente ragazzi, a parte tutto questo, io vi ringrazio come sempre per il supporto, per i mi piace, mi mettete, grazie veramente di cuore. Lo so che gli horror stanno un po' scarseggiando, ma perché io veramente ragazzi so benissimo che quando vedo un horror vedrò qualche cacata, ormai questo è, ormai. Quindi anche se il canale è horror, dobbiamo sistemare un po' che devo mettere horror e non solo. Quindi io vi consiglio un po' tutto. Io ragazzi come sempre vi informo. Se non siete già iscritti, di attivare la campanellina se vi volete iscrivere, commentate e mi raccomando, non dimenticate il mi piace che capisco così o meno se vi piace quello che faccio e anche la qualità audio-video. Va bene? Alla prossima!